No, no, no. Come rassegnarmi e perché? Se avessi qualche dovere verso altri, forse sì, ma non ne ho. E allora perché? Stammi a sentire. Tu non puoi darmi torto. Nessuno, ragionando così in astratto, può darmi torto. Quello che sento io, senti anche tu. E sentono tutti. Perché avete tanta paura di svegliarvi la notte? Perché per voi la forza alle ragioni della vita viene dalla luce del giorno, dalle illusioni della luce? Il buio, il silenzio vi atterriscono. E accendete la candela. Ma vi par triste, eh? Triste quella luce di candela, perché non è quella la luce che ci vuole per voi. Il sole, il sole! Chiedete angosciosamente il sole, voi altri, perché le illusioni non sorgono più spontanee con una luce artificiale procacciata da voi stessi con mano tremante, come la mano trema tutta la vostra realtà. Trema, vi si scopre fittizia, inconsistente, artificiale come quella della luce di candela. E tutti i vostri sensi vigilano tesi con ispasimo, nella paura che sotto a quella realtà di cui scoprite la vana inconsistenza, un'altra realtà non vi si riveli oscura, orribile. La vera. Un alito? Che cos'è? Che cos'è questo scricchiolio? E sospesi nell'orrore di quell'ignota attesa tra brividi e sudorini, ecco davanti a voi in quella luce, vedete nella camera muoversi con aspetto e andatura spettrale le vostre illusioni del giorno. Guardatele bene. Hanno le vostre stesse occhiaie, enfiate e acquose, e la giallezza della vostra insonnia e anche i vostri dolori artritici, sì! Sì, il rodio sordo dei tofi alle giunture delle dita. E che vista assumono gli oggetti della camera! Sono come sospesi, anch'essi, in una immobilità attonita che vi inquieta. Dormivate con essi lì attorno, ma essi non dormono, stanno lì così di giorno come di notte. La vostra mano li apre e li chiude per ora. Domani li aprirà e chiuderà un'altra mano. Chissà quale altra mano, ma per loro è lo stesso. Tengono dentro per ora i vostri abiti, vuote sfoglie appese che hanno preso il grinzo, le pieghe dei vostri ginocchi stanchi, dei vostri gomiti aguzzi. Domani terranno appese le spoglie aggrinzite d'un altro. Lo specchio di quell'armadio ora riflette la vostra immagine e non ne serba traccia. Non serberà traccia domani di quella d'un altro. Lo specchio per sé non vede. Lo specchio è come la verità.